con faccia a faccia con i candidati sindaci in vista del voto amministrativo di domenica 31 maggio. La serata è promossa da Radio Circuito 29, che rappresento io, e dal quotidiano La Provincia di Cremona con Andrea Setti. Noi siamo quelli sul Trespolo, siamo comodissimi stasera, come potete immaginare. Se ne avessimo saputo ci saremmo preparati anche le posizioni, però è andata così. Collaborano Gianluca Federici alla regia, alla mia destra, e Maurizio Toscani dietro le quinte. La serata è trasmessa in diretta sulle frequenze di Viadana, della radio, 88.8 e 94.9. Ringraziamo l'Istituto Tecnico Commerciale San Felice che ha messo a disposizione l'auditorio, naturalmente voi, il pubblico in sala, per l'interesse nei confronti di questa iniziativa e le istituzioni presenti a partire dai carabinieri e dalla polizia locale, ce ne sono una rappresentanza. Soprattutto ringraziamo i protagonisti della serata che sono i candidati sindaci. In ordine alfabetico Mario Ancona, Giovanni Bremenieri, Giovanni Storaporta, Roberto Di Martino, Vittorio Federici e Alessandro Tenori. Naturalmente meritano un bel applauso per la disponibilità e per l'impegno che ci stanno mettendo per noi, cittadini di Adalmasi. Prima di aprire il confronto illustro la formula. Allora, la prima domanda sarà aperta. 3 minuti a disposizione dei candidati per presentare se stessi, la candidatura, il programma, con un occhio di riguardo, se possibile, per il rilancio del centro storico. Questo perché vorremmo differenziare un po' il dibattito rispetto a quello che si è tenuto la settimana scorsa a San Matteo, che era naturalmente più incentrato sulle frazioni nord. Seconda e terza domanda uguali per tutti, risposte un po' più sintetiche. Quarta e quinta domanda saranno invece personalizzate, 3 minuti per la risposta. I quesiti e i suggerimenti personalizzati sono arrivati direttamente dai nostri ascoltatori e lettori, che dunque ringraziamo per la collaborazione. Sono arrivate diverse mail, parecchie, per cui è stato necessario operare una sintesi. Abbiamo cercato di preservare lo spirito delle domande che sono state suggerite. Queste domande, quelle personalizzate, saranno un po' più pepatine, diciamo così. Non siamo Santoro, insomma, c'è niente di mortale. D'altra parte, chi si propone per amministrarci è giusto che dimostri, insomma, di saper reagire anche a qualche piccola provocazione. Poi un interrogativo secco, il comportamento in caso di ballottaggio, e infine 4 minuti a disposizione di ognuno per eventuali repliche e per l'appello finale. L'ultima raccomandazione, il confronto di stasera vuole essere costruttivo, quindi i candidati sindaci, come già l'altra volta, sono naturalmente liberi di far valere le proprie opinioni, di evidenziare eventuali incongruenze rispetto a quanto affermato da altri. Invitiamo il pubblico, cioè voi, a rispettare un clima di ascolto e di sportività. Se il collega Setti non ha altro da aggiungere, possiamo cominciare. Allora, tiro fuori le domande, sono riservate. Qualcuno ci ha chiesto se le abbiamo dette prima ai candidati, no. Magari se le saranno immaginate perché le tematiche sono quelle, però non sono state anticipate in nessuna maniera. Allora, i primi 3 minuti, quindi lo ricordo alla regia, i primi 3 minuti sono a disposizione dei candidati per presentare il proprio progetto. In generale e più nello specifico chiediamo almeno un accenno, se possibile, alla questione centro storico, secondo il punto di vista che preferite, viabilità, sicurezza, negozi di vicinato, attrattività, come preferite. Ordine di risposta, quello di estrazione sulla scheda elettorale. Quindi cominciamo col candidato Giovanni Cavatorta. Sì, buonasera, sono Giovanni Cavatorta, sono il candidato sindaco delle liste Viadana in testa, Forza Viadana, Fronte Civico, Lega Nord, col sostegno di Fratelli d'Italia e l'Associazione delle Civiche Mantovane. Quindi potete ben capire che è un raggruppamento essenzialmente civico. Noi crediamo che
i problemi non abbiano una correlazione politica, è chiaro che non ci sentiamo però apolitici, nel senso che comunque crediamo che la sana politica debba essere al centro di quella che è la nostra, il nostro modo di operare, nel senso che quando non c'è la politica subentra la burocrazia. Di conseguenza crediamo che occorra comunque l'aggancio con gli enti superiori, soprattutto quella che è la regione, la nostra regione Lombardia. Due esigenze si sono fatte strada essenzialmente in noi, prima come personali poi come politiche. In me personalmente, anche in tanti amici che ci hanno, come dire, accompagnato in questa avventura. Quella finalmente di offrire un'alternativa seria, credibile, agli elettori viadanesi, quindi ai nostri concittadini, e poi quella di aggregare tutte quelle che sono le varie sensibilità e provenienze in cui, diciamo, può essere riconosciuto tutto quel mondo che si è considerato critico verso la passata amministrazione, le passate amministrazioni. Quindi di conseguenza noi abbiamo dato questa, volevamo dare queste due possibilità. Crediamo di esserci riusciti, è un progetto, come dicevo, essenzialmente civico. Certo, non nascondiamo le nostre provenienze, anzi io personalmente ne vado fiero e orgoglioso, ma siamo convinti che serve un'impronta essenzialmente civica. Vogliamo prima di tutto instaurare un nuovo rapporto tra amministrazione e amministrato, a differenza di quanto è successo finora, in questi ultimi 3 anni soprattutto, quando invece c'è stato un arroccamento, un isolamento di quella che era l'amministrazione rispetto al cittadino, e quindi ci sono delle gravi responsabilità politiche e amministrative. Noi crediamo che ci siano alcune parole d'ordine con cui vogliamo riassumere il nostro intento, il nostro operato, che sono il buon senso, la credibilità, la passione civica, l'umiltà, l'impegno e l'ascolto. Su queste linee noi vorremmo sviluppare quello che è il nostro programma. Avete visto da quello che abbiamo potuto pubblicare, è un programma molto snello, il più semplice forse fra tutti, perché crediamo che non servano più delle promesse irrealizzabili, non è il momento. Crediamo invece che serva soprattutto semplicità e mantenere la barra dritta su quelle che sono le linee nostre guida, dopodiché bisogna confrontarsi sul quotidiano. Continuiamo dunque con l'ordine di estrazione, Roberto De Martino. Buonasera a tutti, sono Roberto De Martino. Ditemi se devo parlare più a bassa voce, perché io gli acuti non ne ho tanti. Non sono un politico, vengo dalla società civile e voglio vedere se è proprio vero che un cittadino comune, non un politico, possa governare un comune come Viadana, un'impresa da far tremare i polsi in situazione di crisi economica come quella che stiamo attraversando e per la complessità dei fattori che il sindaco nuovo andrà a trovare in questo comune qua. Li vediamo tutti i giorni, le difficoltà. Vi dicevo, io sono un civico. Sono papà di 2 bambine, una moglie, so cosa vuol dire arrivare alla fine del mese, so quanta fatica si fa e fanno i cittadini per arrivare alla fine del mese. La mia è una lista civica, 2 liste civiche mi appoggiano, Viadana Democratica e Progresso e Rinnovamento, l'altra Viadana. Il programma che ci siamo posti, il nostro progetto è di fare sistema sul territorio. Il momento di crisi è un momento di crisi di sistema, non c'è un fattore in particolare che ci ha fatto andare in crisi tutti e ci ha portato a questo punto, e per cui la risposta deve essere di sistema su tutte le parti, e tutte le parti devono convergere insieme. Questa è la via più difficile, perché lavorare insieme si fa fatica, è dura mettere d'accordo le persone, gli enti sul territorio, i cittadini, le imprese, l'agricoltura, il mondo commerciale. Ci sono un sacco di problemi da affrontare, ma secondo me l'unica soluzione è farlo insieme, e il comune, il sindaco con la sua giunta devono essere promotori di questo lavoro qua. Non ci sono altre vie d'uscita. Poi dopo si ragiona su quali sono le risorse economiche, quali sono le potenzialità del territorio, che secondo me sono tante e fino ad oggi non sono espresse nella misura in cui potrebbe farlo Viadana,
Secondo me questa è l'unica via. Io ci credo profondamente a questo tipo di lavoro. Il centro storico, mi dicevi prima, il nostro centro di Viadana, beh, è più maltrattato di così, io non lo so come potrebbe essere il nostro centro storico. Ci sono vie in cui saltano via i sassi, sono lastricate male. La piazza sembra un parcheggio ma senza auto, non c'è niente di più. I negozi se ne vanno via dal centro perché è troppo difficile mantenere aperto un negozio in centro. Ogni sera, quasi, insomma, si sente di un furto, cioè la sicurezza dov'è? Nel nostro centro. Chi ha pensato al centro in questi ultimi anni qua? Insomma, io me lo chiedo un po'. È vero che adesso c'è il commissario, ma io non ho visto una grossa differenza da prima adesso per il nostro centro storico. Io sono viadanese, lo sono, da quando sono nato sono sempre abitato a Viadana. E poi dicono, ma i viadanesi sono un po' disaffezionati al centro e vanno da altre parti. Sì, ma non è mica colpa di viadanesi. Altrimenti qui giriamo sempre intorno agli stessi argomenti. Grazie. Ma mi sono sbagliato, cavolo, era logico che si... Allora niente, invertiamo, il secondo in ordine di estrazione è Alessandro Teveri, il terzo è Martino, quindi parla Alessandro Teveri. Chiedo scusa. Buonasera a tutti, sono Alessandro Teveri e sono il candidato portavoce sindaco del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo avuto una parola d'ordine per costruire il programma, per costruire tutto quello che abbiamo fatto, cioè riportare il cittadino al centro delle scelte. L'unica grande scelta deve riguardare i cittadini e quindi era necessario ripartire dai cittadini per costruire il programma. Il nostro è il programma più lungo. È il programma più lungo perché nasce da 80 incontri fatti in oltre un anno di dialogo, di confronto con le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria sportive. Abbiamo incontrato i cittadini, anche quelli che non la pensavano come noi, perché crediamo che solo dal confronto si possa crescere, perché le opinioni di tutti sono importanti ed ecco perché abbiamo deciso di ascoltare e di inserire nel programma tutte proposte sostenibili, concrete e la maggior parte sostenibili con la volontà politica di farle, perché la volontà politica è il passaggio fondamentale. Ricordatevi che ogni scelta di un'amministrazione indica cosa quell'amministrazione vuole fare e anche qualsiasi scelta non presa indica che cosa vuole fare un'amministrazione. Noi vogliamo riportare Viadana ad essere una comunità e quando parliamo di Viadana centro di tutte le frazioni. Vogliamo riportare il cittadino a prendere le decisioni per il proprio territorio e infatti crediamo che il rilancio di Viadana e soprattutto anche del centro, come ci hanno chiesto, passi attraverso alcuni passaggi. Sono tutti concatenati, non si può pensare a un'iniziativa senza pensarne ad altre. Crediamo che non si possa dire rilanciamo il mercato, rilanciamo il centro cambiando solo il piano urbano del traffico, che va cambiato. Non pensiamo di portare sicurezza semplicemente dicendo mettiamo 5 telecamere in più, che ci devono essere tecnologicamente avanzate, più avanzate di quelle che ci sono. Ma sicuramente dobbiamo fare dei progetti che riportino la gente a riappropriarsi del centro, quindi creare un rilancio culturale partendo da una struttura eccezionale come il MUVI, che invidiano in moltissimi comuni, rilanciare l'attività bibliotecaria, rilanciare le attività culturali sul territorio, portare attrattività, fare rete con i comuni vicini in modo da rilanciare a livello turistico anche il territorio, specialmente turistico a livello ambientale. Considerate che ci sono 60.000 persone che vanno al museo di Don Camillo e Peppone e a Viadana non vengono. Ecco, dobbiamo rilanciare e se iniziamo a riportare la gente in strada, qualcuno in più aprirà negozi, se favoriamo invece che nuove costruzioni la ristrutturazione, specialmente anche del centro, creiamo un circuito virtuoso di rilancio per cui più gente in centro, più sicurezza, più percezione di sicurezza, più vita, più commercio e rilancio di tutto il tessuto sociale viadanese. Questo microfono,
Questo sì, si sente. Ce l'ha, lo fa. Io sono vicino, si sente? Perfetto. Guardate, io penso che ormai lo abbiate visto, lo abbiate letto, una delle mie liste civiche si chiama Impegno e Ascolto. E questo è un po' anche il tema della mia campagna elettorale, un po' il leitmotiv della mia campagna elettorale. E proprio oggi, mentre ascoltavo un po' le persone, ero lì nella zona dei Giardini Vecchi, qua in centro, mi è capitato di sentire un signore che diceva: io spero che il prossimo sindaco di Viadana sia una persona che tra un'elezione e l'altra si faccia vedere fuori dal comune e vada fuori a parlare con la gente. E poi ha aggiunto: e vada ad ascoltare le donne. Ed effettivamente effettivamente la donna è quella che ha ancora il polso della situazione, di quello che succede in casa, quello che succede nelle famiglie. Ed è proprio pensando alle famiglie che ho pensato di candidarmi, perché qualche mese fa, quando si pensava alla candidatura, mi sono messo lì e ho pensato: qual è il problema delle famiglie? Il problema delle famiglie è il problema del lavoro. Ci sono genitori che hanno figli disoccupati, che non ci dormono la notte, che hanno dei problemi gravissimi. E allora mi sono detto: tu sei stato vice sindaco, conosci i problemi del comune, conosci la macchina comunale, hai solo 33 anni, e se non mi metto in gioco io, chi si deve mettere in gioco? Io quale parte posso fare per il mio comune? Quale può essere il mio contributo? Può essere quello di pensare a come migliorare il paese dove sono cresciuto, dove ho sempre vissuto e nel quale vivrò, il paese nel quale vivranno i vostri figli. E allora, partendo proprio da questa situazione delle famiglie, è nata questa idea, perché la gente è arrabbiata con la politica, la gente è infastidita, ma se io sono anche arrabbiato, io la mia azienda di famiglia non la getto alle ortiche perché sono arrabbiato. Io voglio sapere chi va a finire in mano. E così il comune. Il comune da solo non crea lavoro. Un'azienda da sola non crea lavoro. Bisogna fare sistema. E allora io voglio fare un progetto turistico a Viadana per rivitalizzare anche il centro. Il comune deve contattare le varie aziende, le varie attività che possono essere interessate a questo progetto, metterle insieme sedute intorno a un tavolo e creare sinergia, creare rete. Se il comune riesce a fare questo, riesce a fare il suo lavoro, perché il comune è un'azienda della quale noi siamo tutti quanti soci e non può non importarci. Allora, Giovanni Berlinguini, chiediamo ai candidati che parlano al microfono di stare abbastanza vicino, così l'audio non ti vai. Pronto? Sì, si sente. Buonasera, sono Giovanni Berbellieri, io sono nato a Reggio Emilia 14 anni fa. Cosa succede con l'emozione, no? Ma invece di 14 anni fa avevo 14 anni quando ho iniziato a lavorare. Ho iniziato a lavorare dalla gavetta e per far carriera ho deciso che era necessario che migliorasse il mio bagaglio culturale. Morale della favola, ho studiato la sera, sono diventato ragioniere, mi sono laureato in economia e commercio, mi sono laureato anche in giurisprudenza e nell'ambito della mia carriera ho lavorato per aziende leader, San Paolo, Cirio, Brilla, Agrindustria, e ho ottenuto grosse soddisfazioni professionali a livello dirigenziale. Quindi mi devo ritenere una persona molto realizzata nel lavoro e i 15 anni che ho avuto qui a Viadana come giudice di pace ritengo che siano il giusto coronamento alla mia carriera. Negli ultimi 5 anni, oltretutto oltre alla tutela della giustizia, mi sono dedicato al volontariato. Ho affidato al buon cuore delle famiglie viadanesi
i bambini di Chernobyl, che, e con la nostra associazione abbiamo organizzato corsi di doposcuola per le famiglie bisognose che non si potevano permettere di pagare un contributo. Però devo dire la verità, l'amore è contagioso. Io ho visto le famiglie vietnamesi amare questi bambini, bambini che amano noi, io che amo le famiglie, amo questa città, e quindi metto a disposizione le mie esperienze professionali con solo senso di servizio. Io non ho interessi economici, non voglio fare politica, non intendo più fare carriera ormai alla mia età. Ho fatto su una squadra di 11 laureati in cui il senso profondo della lista è la competenza e la professionalità. Ognuno porta il proprio bagaglio personale al servizio della città per dare servizi ai cittadini, perché è proprio in quest'ottica che si misura la capacità di una buona amministrazione. Deve essere orecchio aperto all'ascolto di tutte le esigenze dei cittadini e poter trovare le soluzioni più idonee. Per questo motivo nel nostro programma c'è anche quello di tenere aperto il comune sia al mattino che al pomeriggio, perché è necessario che il municipio ritorni la casa dei cittadini. Io non mi nascondo una sorpresa, però dagli altri candidati non sento descrivere il loro curriculum, le loro esperienze professionali. L'ultimo candidato sulla scheda, Nicola Federici. Buonasera a tutti. Sì. Sono Nicola Federici, ho 37 anni proprio oggi e mi sono diplomato qua a ragioneria nel 97, nel 2003 mi sono laureato in economia a Parma, in economia aziendale, nel 2002, prima di finire gli studi, ho aperto un'azienda con dei ragazzi di Mantova, di cui ancora oggi sono vicepresidente e amministratore, un'azienda che è cresciuta negli anni, oggi abbiamo 12 dipendenti e lavoriamo nel campo dello smaltimento rifiuti, quindi il mio curriculum è solo imprenditore di un'azienda privata. Mi sono candidato per il Partito Democratico, ne vado fiero perché è la mia idea politica il Partito Democratico, quindi vado fiero di questo e lo porto avanti come mia bandiera. Il Partito Democratico nel 2014 ha fatto una scelta importantissima, ha dato le chiavi del partito in mano a un gruppo di 8 ragazzi che da con la loro voglia hanno voluto portare nuove idee e nuova vita al partito che tutti sanno cosa ha passato negli anni precedenti. Abbiamo fatto un progetto di rinnovamento, oggi la mia candidatura è la continuità di questo progetto. A fianco del Partito Democratico abbiamo creato una lista civica, una, perché è più che sufficiente, dove abbiamo coinvolto persone di tutto il territorio, di varie associazioni, della società civile in generale, con i quali insieme ad altre 50 persone abbiamo costruito un programma, 2 mesi in giro per Via D'Anna, per le frazioni, parlato con gente, associazioni, un programma realistico. Realistico perché sappiamo le difficoltà dei comuni, sappiamo che oggi sono poche finanze. Ora abbiamo messo progetti funzionali e che possono essere finanziati. Abbiamo inserito il piano urbano del traffico da rifare, abbiamo cercato la copertura per fare il piano urbano del traffico. Abbiamo messo che se qualcuno se vuole aprire un'attività in centro, daremo sgravi fiscali per chi vuole aprire un'attività nel centro. Ma non basta, perché gli affitti del centro ancora oggi sono troppo alti e se qualcuno magari porterà documentando che abbassa almeno il 30% gli affitti, daremo magari gli sgravi fiscali anche a loro, in modo che sia un incentivo in più, perché oggi fare azienda è difficile perché ha dei costi fissi di partenza dove tutti hanno difficoltà e paura a partire. Quindi se diamo una mano nei primi anni è più facile che qualcuno faccia investimento. Ma mi sono candidato sindaco perché secondo me che da oggi ha bisogno di una persona che abbia anche delle capacità manageriali per gestire il comune. Il comune è un'azienda complessa, deve dare servizi di pubblica utilità alla gente, ha 95 dipendenti che devono essere gestiti con determinazione e input ben precisi. Via D'Anna ha bisogno anche di un sindaco che vada a dialogare con tutti, confrontarsi con tutti i candidati sindaci, con le persone, ma che poi abbia
l'autonomia di decidere. Autonomia di decidere vuol dire che noi non faremo apparentamenti nel ballottaggio, perché ci confronteremo con tutti, ma poi vogliamo essere liberi di decidere. Sono Nicola Federici, dietro di me non c'è nessuno. Decido con le mie idee e io e la mia squadra vogliamo essere liberi di prendere decisioni funzionali per la nostra città.